Era una calda giornata di luglio come tante altre, quando io e Greta partimmo per un lungo viaggio. E dopo un'intera giornata passata tra un treno e l'altro, ritardi e imprevisti, finalmente arriviamo alla stazione di Pompei, accolti dall'entusiasmo di molti fan del posto, che erano lì ad aspettarci da ore. Fin da subito li salutiamo e ci facciamo dei selfie con loro per ringraziarli. Perché mi guardi così, scusa? Cioè, sì, ok. Lo so, non siamo famosi, però comunque era per mettere un po' più di entusiasmo, no? Di mettere un inizio ad effetto, qualcosa di carino, di simpatico. Vabbè, ok, la smetto, proseguiamo pure col video perché qui non si può fare niente, veramente, cioè, una roba, guarda. Buonasera a tutti, anzi benvenuti a tutti in questo nuovo video. Siamo qui oggi a Pompei, siamo ovviamente con parecchia gente, partiamo subito con chi conoscete già, Abbastanza ospiti conosciuti, ovvero anche Greta del CGB, poi il l'altro boss di cliente. Napoli. Boss di Sì, Napoli, io poi sono dopo il là c'è segretario. Utizio Telefono, lui Utizio lo vedrete sempre Telefono. così, È una cosa solo col telefono. anche chiamato Passi, Jerry Shark. e per Ma finire, non ho finito o di barista. ringraziare. Nei bar il caffè si paga. Non è che transita e E non quanto paga. costa sto caffè? 20 euro. Allora ci credo che Ma non lo è l'acqua pagano. frizzante? Ho visto l'acqua frizzante, perché non mi fa piacere quella cosa? Offenuto. E siamo qui appunto qualche giorno per vedere un po' le zone. Siamo con gente del posto, tipo o bariste, tipo Jerry. Avremo l'occasione di girare, anche se comunque abbastanza le vie le conosco. Però Emax sarà Sì, lui c'è già stato, oggi io no. l'ospite di quello che ne verrà fuori e scoprirà Pompei in te. Ragazzi, qua ci sono questi scooter per bambini, praticamente c'è roba mai vista. Dove siamo diretti? Questo è il centro commerciale chiamato La Cartier. Non è che si veda molto, cioè Fate un flash, fate qualcosa, ragazzi. E qualcuno con la torcia. Oh, Minchia, ragazzi, il ragazzi, sono budget. almeno Grazie, vedi. qua. C'è lui, Allora, meno male. Siamo low qua c'è il budget. campo da Esatto. calcio abbandonato. Campo da calcio abbandonato, attenzione, Come ragazzi. potete anche entrare. Non si vede un tubo comunque, probabilmente, Lo però. so. Qua dentro si può anche entrare. Ah, no. È una partita, non ce la facciamo una partita. Non male, potete fare partite gratis qua. Tanta roba. Sai a Genova quanto Jerry, si paga? Jerry, apri la porta. Ma che devo aprire la porta? Questa c'è registrata qua. No, qua c'è Geso. Oh, Gesù, ma. C'è casa di Gesù. E salutiamo Gesù. Vedi, fate luce, fate luce. Vedete, qua c'è lo scantinato tutto abbandonato. Bentornati in questo nuovo video esplorazione. Siamo qui per osservare questo campo da calcio abbandonato. Un campo da calcio abbandonato, qua. È incredibile. Sì. Incredibile, incredibile. Incredibile. Oh, quella porta di no. Oh. Incredibile, quella porta è una porta. Pazzesco. Bene, buon sigillato. Esplorazione finita, ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Siamo arrivati a un altro punto di interesse, questo ponte qua, che come potete notare ci illustra ovviamente sempre Ubarista. Ci spieghi cosa ha di particolare? Allora, come potete vedere, ragazzi, qua noi passiamo sotto questo ponte e noi andiamo un pochino avanti, avanti ancora. Noi potremmo vedere una bellissima scritta. Noi qua vediamo la scritta della cartiera. Commerciale la cartiera, che ricordiamo non ci ha pagato purtroppo, siamo ancora senza low soldi, low budget, come come avete visto finora. Come vedete là ci sono un po' di luci, un po' di street, e siamo anche arrivati qua. Siamo pronti per fare la spesa, come potete notare. Si è rotto il carrello, si è rotto il carrello. La spesa intelligente. Ma c'è l'euro dentro almeno? No, controllo. Mannaggia. Esatto, ci domando. Ci doveva essere. Facciamo un riepilogo, abbiamo lasciato gli altri due, Federico e Domenicon. E Domenicon, esatto. Domani la macchina non ce l'avremo subito. Salvo altre novità, Salvo ci rivediamo domani. Novità. Buongiorno, eccoci qui. Siamo Bonjour tous pronti les jours. Per compiere la missione. E siamo sempre io, Greta e Jerry. L'obiettivo di stamattina è appunto quello di prendere la macchina. Tanto, guardate, gente senza casa, qua è tutto ah, diverso, sì. Ragazzi, cioè, ma è bello perché c'è più leggerezza, no? Come vedete sono le 9:55, stiamo andando a prendere il treno per poi incontrare una Gennaro, persona giusto? molto speciale. Gennaro, che descriviamo un sì, po' che tipo di persona. Si può dire. Ma guarda, di quello che vuoi, poi tanto mal che vado lo una vediamo. persona speciale che c'ha roba speciale. Ah, c'ha roba speciale. Io sono il suo
assistente. Simo, se vogliamo dire la verità, sono il suo consumatore. Ah, il suo consumatore. Comunque la giornata è bellissima, come vedete. Sì. Non c'è una nuvola. Penso che faremo una cosa molto carina, ovvero attraversare i binari. Esatto, sì, c'è l'attraversaggio dei binari che purtroppo è necessario in questi casi. Cioè, ci sono le scale, no? Ora che si passi sotto e poi crolla tutto, poi ti casca entrando in testa. Bisogna evitare queste cose. Sei pronto? Beh, allora dai, l'attraversaggio dei binari. Due, uno, vai. Non ci sono treni, vai, andiamo. Via. Veloce. Missione compiuta. Siamo arrivati alla stazione. E ora vediamo un po' che treno prendi. No, sì, ma hai rovinato l'inquadratura del treno. Mannaggia. Finalmente siamo sul treno. Siamo pronti. Quindi tra 15 minuti più o meno arriviamo. Ci sta bene, qua aria condizionata finalmente. Ragazzi, siamo arrivati a Angri, in provincia di Salerno. Angri, provincia di Salerno. E siamo qui pronti per incontrare colui che ci consegnerà le chiavi della macchina, in teoria. Non bestemmiare. Non abbiamo certezza qua di come, niente. Qua è come GTA, prima la macchina. E poi dopo se ne va. E poi torniamo fuori sopra. Com'è andata Simo, a posto? Abbiamo la macchina. Abbiamo la macchina, ragazzi, vi facciamo vedere. 500X, bianca, come potete notare, cambio manuale. Bella, bella. Partiamo subito. Cioè, guarda quanti gabbiani. Qua ci sono i relitti di Caio Perico, come notate. Qua c'è una casa. Oh, quella casa abbandonata su Caio Perico. La casa di Gesa. La casa di Gesa. È sempre la casa di Gesa, ma anche questa. Guardate che spiaggia, cioè zero persone praticamente. Laggiù c'è la gente che pesca. Qua come vedete è un po' tutto lasciato a se stesso. Però tu qua vieni qua, nessuno ti dà fastidio, ti fai il bagno, un po' di spiaggia pulita ci sta e via. Rieccoci qui, ci siamo fermati appunto per far benzina al bolide. No, in realtà è il diesel, non è benzina. Vabbè, comunque per far rifornimento. Giustamente un'auto senza il combustibile non va da nessuna parte appunto. Tanto qua c'è qualcuno che si è appropriato del mio telefono. Lui scrive alla tipa, io non ce l'ho, quindi buon per lui che ce l'ha e scrive anche col mio telefono. Guardate che motore. Sembra, sei tipo su GTA, no? Che mostri il motore. Abbiamo qui o meccanico. È bello, io dicevo sempre Simone o meccanico. 1.3 multijet, sedata in cross, 2018. Cioè 95 cavalli questo. Finalmente ci siamo per mangiare. I dettagli fanno la differenza. Sì, sembrano buoni, quindi allora andremo. Tanto ragazzi, rieccoci, stiamo facendo un giro per il supermercato che è davvero ovvio. Il centro commerciale in realtà, pardon, che è davvero immenso. Tanto per cambiare Jerry al telefono. Per cambiare? Ma sì, non c'è mai al telefono, dai. Molto bello, molto bello. Ci rivediamo dopo. Siamo uno in meno, siamo solo io e Greter appunto. Jerry aveva caldo, non voleva fare il bagno, quindi andremo appunto solo noi al mare. Quindi ragazzi, siamo pronti, abbiamo individuato già una spiaggia nei dintorni. Dopo circa 10 minuti di macchina arriviamo a Castellammare di Stabia, dove troviamo questa spiaggia inquinata, dove stranamente, chissà perché, non forse perché è inquinata, c'è il porto a fianco e tutto, non c'è nessuno. Vabbè, comunque noi giustamente ce ne freghiamo, cioè cosa bisogna fare a sto punto? Siamo arrivati alla spiaggia, molto bella, come vedete c'è tutta questa passeggiata. Il mare sembra interessante, non sembra male. Laggiù ragazzi c'è il Vesuvio. Si fa un caldo, anche l'acqua qua ragazzi, ma poi è sporca ragazzi, è sporca. Non esiste. Oh, qua c'è la corrente. C'è la corrente fresca? Realmente che fresca, che freschetta. Quindi no, devo dire si sta bene qua in acqua. Ma perché comunque vi stupisco che la gente non ci sia. No, io mi aspettavo di vedere il pieno. Se c'è la capo, nel dubbio. Nel dubbio ha provato, cioè nel senso, ha provato. L'onda. L'onda. Tra l'altro ragazzi, ricordiamo che Castellammare di Stabia è la, diciamo, terra nativa di Quagliarella, il giocatore, l'ex giocatore della Samp. Purtroppo Quagliarella è di giù, Quagliarella. Purtroppo si è ritirato, però lo salutiamo. Sì, nel senso, aveva 40 anni, quindi aveva smesso poi. Però è storico lui delle Però sì, ha fatto dei gol assurdi, talento incredibile. Speriamo che ci siano altri giocatori che
riescano a raggiungere il suo livello nella squadra. E detto ciò, come abbiamo detto già prima, a dopo. Non vedrete niente probabilmente, ma siamo in auto in 6, c'è proprio una roba, siamo stretti. Tanto qua c'è il nuovo acquisto. Siamo arrivati qui dai kart e finalmente potremo metterci in pista, non tutti perché due persone non verranno. Ma voglio però una cosa, questa è l'area 50, stanno gli alieni di decorato. Tanto ragazzi, lì c'è la pista, come vedete. Che ci crediate o meno, cinema 7D. Cioè qua siamo avanti anni luce proprio. Siamo pronti, tra poco entriamo in pista. Guardate che strana sta roba. I veri piloti corrono. Ti dacci mai puntate, ve lo dettaglio. Nu pilota. Come vedete la pista non è gigantesca, ma non è neanche così piccola, dai. Ma io chi se sto facendo il colpo di Vincent. C'è stato un cambio di programma, ovvero che da 3 siamo passati a 5, quindi tutti a parte io. Punto Dome, che si occuperà delle riprese, come già detto. Appaggiato in precedenza. Nella tempesta. Alcuni colori in fondo. Non si vede. L'assessore infatti, sì. E si è a... Ma perché andavamo piano, cioè nel senso non sono rapidi. Vabbè dai, comunque divertente. E ora c'è il bowling. Guardate, siamo pronti per iniziare. Allora vediamo il tiro di Greater CGP. Attenzione. Beh dai. Ragazzi, mai giocato a bowling praticamente. Quindi let's go bowling. Let's go. No. Vabbè ragazzi, niente, purtroppo due birilli, uno schifo, però ci rifaremo. È il turno di Jerry. Ha bisogno dell'assistente, Siamo alla fase conclusiva della partita. Vediamo cosa fa Greta. Buona va. Uno. Non so se vedete, ma praticamente. Simo è primo. Luca. Secondo. Io terzo. E ora è l'ultimo punto di Jerry, anche se Jerry non lo sta facendo, ma. Grande Domenico! Sì, la meraviglia! E niente, dai, divertente per la prima volta sul bowling, ci sta. Mezzanotte e 03 e finalmente penso, ragazzi, siamo al meglio. Vediamoci la comoda perché abbiamo un po' il tempo. E mangiamo, dopo mezzanotte si mangia. Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo qui alla cartiere oggi. Alla scacchiera. Mi sto allenando a leggere quanto vado a scrivere. È importante. Non c'è Jerry, però abbiamo diciamo un altro acquisto, cioè. Abbiamo preso un libro per il piccino. Abbiamo preso già un libro per lui. Forse è il miglior acquisto che ci possa essere acquistargli un libro. Jerry era troppo stanco, però comunque noi in giro. Esatto, ce lo siamo fatti lo stesso. Possiamo anche per continuare di qua. Sai che è bello uscire con voi. Vedi. No, chi potrebbe mai dirlo? Stare a casa non è bello. No, cioè, poi qua fa fresco, si sta bene. Si sta bene, comunque è ben dire. Comunque fa fresco, c'è l'aria condizionata. Abbiamo preso il gelato, come potete vedere. Il Celsi del Vesuvio è spettacolare. 9 su 10.
non 10 su 10 perché non sono un sottone, non mi faccio comandare da nessuno. Fanculo, 9 su 10. Ora poi beh, assaggerò il mio, però ci voleva, diciamo metà mattinata, anche poco più di metà mattinata. Che voto gli do questo gelato? 100%. È buono, vero? È buono. Breve momento di relax e poi ci rincammineremo di nuovo verso appunto casa. Prendiamo la macchina. C'è anche Jerry, finalmente c'è anche Jerry. Qua ho portato appunto la roba da mare. Qual è il programma? Adesso andremo a vedere gli scavi di Pompei. Dopo quello andremo al mare da qualche parte. Vedremo appunto un po' sti scavi. Sembrano comunque belli, molto vasti, quindi non so quante ne vedremo effettivamente. Direi che ci vediamo dopo. Non avevamo i documenti necessari per entrare. È stato un flop per ora questi scavi. Però ci rifaremo ragazzi, ci rifaremo. Torneremo più forti di prima. 130. Oh, più di così non va cazzo. Non va più di così. Ma ragazzi, faccio 95 cavalli, ciao. Massimo 130. Dopo un'ora di macchina siamo arrivati. Questa spiaggia qui è diversa chiaramente da quella di ieri. Già c'è molta più gente, è stata consigliata, quindi vedremo appunto come sarà. Però promette bene. Rieccoci raga, facciamo il paragone con ieri. Allora l'acqua non è pulitissima, ma non è... Cioè più a largo sì, però ad entrare... Per Castello a Mar dove siamo andati noi, se la spiaggia è così libera tutti i giorni è un po' strano. Ovviamente è vero, perché comunque l'acqua è un po' sporca. Anche la spiaggia non è gestita bene. Comunque il bello te lo sei fatto lo stesso, però almeno poi ti riposi lì fuori. Ieri stavo proprio da Dio, sarei rimasto lì ancora ore e ore. La cosa positiva è che qui fa un po' più fresco, almeno quello. Un po' più, vero? No, il mare forse è più profondo qua. Però è bello, io non accanto a galla sto. Chi ha paura di andare giù è quello che non sta a galla. Infatti c'è un amico che non riesce a stare a galla, non riesce a nuotare. E tu ti agiti e non stai tranquillo. Ma io mi sprofondo, vai giù. Niente di più vero. Ok ragazzi, siamo andati via dal mare da poco. Ma mangeremo lo stesso una buona pizza. Buona in teoria, poi non lo so. Lui non l'ha mai mangiata lì dove la prenderemo, quindi... Ragazzi, siamo pronti finalmente per mangiare, dato che a pranzo non abbiamo mangiato. A digiuno. Comunque, abbiamo preso la pizza. Speriamo sia buona, ma sembra di sì. Come vedete, la cacio e il pepe, come si... Ok. È romana. Com'era la pizza? Dobbiamo subito dire... Come ti vuoi mettere, Piero? Aspetta. Dicevi, Simo, com'è che era? Abbastanza digeribile, dai. No, sì, a me è piaciuta. Però devo dire che tutto sommato è simile rispetto a quelle di Genova. Almeno questa qui che ho assaggiato adesso. Come? È più buona questa là? No, simile. Più o meno buono uguale. Ora ragazzi stiamo andando a Vico Equense. Un bel posto, poi vedrete, insomma. Bello, Emo. Cosa? Bello, bellissimo. Cioè, guardate ragazzi che panorama pazzesco. Abbiamo già superato Vico Equense, purtroppo non c'era posto, è stato un po' quello il problema. Ci siamo fermati appunto qui, sì, siamo a Sorrento, ora non so bene, magari facciamo un giro qui. Bene ragazzi, anche per stasera è tutto e ci rivediamo domani. Buongiorno ragazzi, siamo di nuovo sempre io e Greter. Bomba ragazzi! Stiamo andando a fare colazione alla cartiera, sempre lì stiamo ormai. Abbiamo la convenzione insomma. No, purtroppo non ce l'abbiamo però. E dopo una buona colazione, perché dobbiamo dire la qualità era davvero buona come avrete visto dalla clip. Bentornati dallo youtuber più spettinato di tutta YouTube Italia. Siamo qui oggi per riandare al mare e riandremo di nuovo a Castellammare di Stabia. Tanto ragazzi vi facciamo vedere alcuni gadget. Guardate questo qui. Per le cinture. È quello che si utilizza. Quando non vuoi usare la cintura. Se ti sta scomoda la cintura, perché metterla la cintura? C'è questo ragazzi, c'è questo, così l'auto non rompe. Metti questo, giusto, fai così, tac. Qual è il problema? A posto. Qual è il problema? Tutti contenti ragazzi, tutti contenti.
si torna sempre dove si è stati bene, no? C'è un po' più di gente forse della scorsa volta. Me ne frega un cazzo. Ancora tutto il Vesuvio ha scorreggiato. Sì, esatto. Là dal Vesuvio ci sono un paio di nuvole. La sabbia qua è un po' più scura, no? Rispetto alle nostre parti. È tipo polvere da sparo, no? Sì, esatto. Fresca. Più fresca della scorsa volta. Perché ripeto, è al mattino. Come l'acqua del vicino, anche l'acqua del mattino è sempre più buona. Ora andiamo via dal mare. Guardate le onde come si sono messe. Ci vediamo dopo con un buon piatto di pasta. Abbiamo mangiato giusto un piatto per non stare stomaco vuoto. Stasera c'è bistro. Stasera ce ne sarà da mangiare. Mi sono preso un rischio, cioè le trofie al pesto per la precisione. Avevo le aspettative bassissime, no? Però vi posso garantire che erano simili o identiche. Sì, a veramente. Molti posti che lo fanno in Liguria. Cioè, io non ho assaggiato niente, però se lo dice lui. Sì, poi chiaro, non mi lui. Sto riferendo ai posti che lo fanno alla perfezione. Però comunque, tanta roba. Siamo qui pronti per andare alla grigliata. In realtà prima dobbiamo andare ancora a prendere da bere. Siamo qui che volevamo prendere il carrello, no? E c'è questo qui che è devastato. No, vabbè, raga. Per il meme utilizziamo questo. Vedete, anche se è distrutto è molto, diciamo, sì, molto tecnologico. Con una manovra lo fa. Ragazzi, per il meme. Oh, adesso fa da carrello, no? Sì. Funziona, no? Sì, però scusa, non esce la roba poi. Beh? Non esce la roba. No. Se è aperto lì. Aspetta, devi fare entrare questo qui sotto. Come cazzo faccio a far entrare? Che cazzo ne so io? Non ci riesco. Aspetta, vai. Non puoi entrare, vado. Sì? Porca puttana bastarda. È rotto. Dici che è rotto. Dici. Ma l'ha messo il coccio. Vabbè, vabbè, andiamo lo stesso con questo. Per il meme, vai. E andiamo a pigliare tutto. Tutto ci pigliamo, no? Come si dice? No, diciamo, c'era solo questo di carrello, io solo questo. In realtà là ce ne sono altri 10. Io ero lì vicino, ho fatto quello. C'è bisogno non farmi ridere. C'è bisogno di quello lì della carta. Butta la carta. E ora la butto. La cartiera. La carta della cartiera, giusto? Allora, buttiamo qua. Il carrello c'è stato molto fedele. Abbiamo preso il sentito lo stesso, dice qualcuno. Funziona come un carrello normale. Sì, uguale. E quindi, ragazzi, abbiamo preso un po' di roba. È aerodinamico comunque. Per stasera dovrebbe bastare avanzare tutto, quindi dirigiamoci subito verso la casa in questione, dove facciamo la grigliata. E ci vediamo dopo a sto punto. Ringraziamo questo carrello che è piaciuto molto, anche e soprattutto a chi era nel supermercato. Buonasera a tutti, siamo arrivati qui finalmente alla fantomatica grigliata. Allora, siamo qui con Obarista, come sempre. Cioè, c'è un ospite speciale. Qua c'è un ospite speciale. Il cane di Freddy. Briciola. Ma non l'ammazzare, oh. Poverino. Guarda, bricio. È spaventato, no? Chi dovevo vedere io un attimo questo qua? Poi lì c'è Dome. Simo. Sì, tutto quanto. Un saluto vesuviano a tutti. Un bel giardino, poi là c'è la griglia. E quindi poi dopo, appunto, non so chi si metterà a cucinare, io probabilmente no, perché. No, mi dissocio da. Non sei specializzato, diciamo, in cucina? Ma la pasta la so fare. Vabbè. Tanto facciamo il tour del posto. Allora, questa è casa del mio amico Domenico. Vedete questo paesaggio bello? Sì, c'è una bella vista qua, effettivamente. E quindi, ragazzi, una bella serata tranquilla, rilassante. Anche i panorami Vesuvio di Napoli. O Vesuvio, o Barista con o Freccette. Io ho giocato poche volte a Freccette, però si cerca un po' di fare il possibile. Oh, è già che sei iniziato. C'è il numero. Dai, però vi spiego. Bisogna utilizzare una tecnica specifica. La tecnica del barista. Quindi bisogna tenere questa cosa in questo modo e lancia. La mano deve essere perpendicolare rispetto, appunto, a dove volete lanciarla. Oh, l'ho fatta cadere una, cioè, hai visto che precisione? Io volevo prendere quella. Oh, ma non si impiglia. Vedi, qua è una git proprio. Oh, però ti tirato forte. Guardate, ragazzi, la maglietta di Greter. Legalize. Marinara, però. Perché scusa, non va bene? No, è giusto. Ha qualcosa da dire? No, assolutamente. Tanto, ragazzi, gli esperti sono già al lavoro, ovvero Greter CGB e Dome, che però sta andando di là. Siamo arrivati al momento in cui finalmente si mette la carne. Sì, ma io non ho mangio tanto. Vabbè, sono le ultime tre, facciamo a questo punto, tre. Buttiamo. Fanno peggio che basta. Tanto ne mangiamo, tanto col vino scendono giù questi. Qual è il problema? Diretto. Regà, ci siamo, finalmente si mangia. Vede, piedi sto sacciccione, apri la bocca. Dopo che inizia a mangiare io comincio a bere, non bevo mai inizio a mangiare. È giusto. Anche le patatine. Tanta roba lì, eh. Oh, ripigli. Non ne prendo. Raga, guardate la palla del Mac che abbiamo preso l'altra sera. Ah, penso.
Come l'ho preso? Va bene, mio nomazio, ragazzi. Sono Massimo Robardisti. Ragazzi, questi sono. Ovviamente se li mangi tutti lui, ma no? Ragazzi. Sembrano buoni, gelatini piccoli. Ragazzi. Ti do un consiglio. Ragazzi. Guarda questo. È il cioccolato questo. Io ne prendo tipo uno. No, non prendo. Quello che sopra ne prendo uno, ma vi dico ragazzi, più uno. Vediamoli solo che prendiamo i freddi. Si sciolgono questi. Buono. Siamo pronti per ripartire, ringraziamo Dom per l'ospitalità. Ora accompagniamo Obarista che deve andare a dormire. Devi aprire il bar la mattina, te no, eh. Ragazzi, rieccoci qui di nuovo. Paghiamo per Sorrento, sempre Sorrento. Il parcheggio di 3 euro l'avevo evitato. Stavolta c'è anche Dome. Il lato di Napoli. Siamo riusciti a parcheggiarci gratis. No, sì, fate conto che qua costa tutto un botto perché ci sono gli hotel, ci sono tutte queste cose. Sì, il banciere va bene. Appena devi parcheggiare, te la prendi tutto in tuo culo. O turist. C'è una roccia, ragazzi, è altissima là. Poi, ecco, guardate ragazzi cosa intendevamo. Non so se si vede o no, però c'è, cioè, è altissimo là. Giusto per farvi vedere, sono 1:50. No, più che altro non so nemmeno dove cazzo siamo, quindi ci conviene magari trovarci già se da portare a casa. Però è questo il bello, no? Lo spirito d'avventura. Vabbè, detto ciò, non ridiciamo le stesse cose. A domani. Buongiorno ragazzi, come vedete sono sveglissimo e carichissimo. E oggi ci siamo svegliati così, con mercato. La cartiera apriva praticamente ora e quindi abbiamo fatto colazione in sto bar che tutto sommato era buono, ma è molto abbondanza. Poi dopo ci riaggregheremo a Jerry per restituire l'auto nel pomeriggio. Allora, andiamo in piscina ragazzi, ci vediamo dopo. Siamo qui alla Valle dell'Orso, questo parco acquatico, piscine, tutto. Ora dobbiamo comprare le cuffie, dobbiamo andare di là, mi sa. E niente, molto bello, peccato che nessuno è voluto venire, ma dettagli. Parco acquatico, se possiamo definirlo così, di stamattina era bello e comunque è stato piacevole perché l'acqua era fresca e tutto. Qui ovviamente fa sempre caldo e appunto ora stanno guidando per andare a restituire l'auto, questa 500 che ci è stata molto fedele in sti giorni, però purtroppo la dobbiamo riportare, appunto non possiamo portarcela a casa. Ci vediamo dopo quando saremo di nuovo appiedati. Rieccoci nuovamente. Abbiamo fatto una breve sosta alla cartiera perché dovevamo assolutamente rinfrescarci un attimo. Ora non siamo più freschi di nuovo, ma esatto, ora non di più, ora non più. La stanchezza si sente. Lasciamo, ma noi non ci arrendiamo, noi proseguiamo. E infatti stasera andremo a mangiare una pizza. Ragazzi, guardate che pizze. Direi che sono promettenti. Abbiamo appunto finito da poco di mangiare la pizza. Questa sì che era la vera pizza di Napoli. Molto buona, molto diversa rispetto a quella che avete visto l'altro giorno. E ora stiamo appunto andando da Jerry e Gennaro, insomma, per passare la serata con loro. Qua c'è Jerry, dove abbiamo appena preso le bottigliette d'acqua, giustamente. È speciale. Anche chiamato Mister Telefono, no? Qua davanti invece c'è Gennaro, con cui siamo, quasi, diciamo, in accordo per collaborare per gli account di GTA. Così conoscete anche lui. Molto, diciamo, affidare. Passate anche dal suo canale se volete. Quindi stiamo facendo un giro qua per il centro, però molto tranquillo. Cercavo un posto dove bere, ma a quanto pare non ce ne sono. Non si brinda con la, non si fila con l'acqua, però vabbè, lo stesso. Ragazzi, qua si fa sul serio, guardate. Vabbè, te hai preso la birra normale. Quindi ragazzi, andare contro tendenza a prendere l'acqua, mi raccomando, seguite l'esempio di un giovane youtuber. Aggiornamento di dell'una e 11, ragazzi, non mi vedrete, anzi ora mi vedrete forse perché mi sto illuminando da solo con la torcia. Siamo qui dalla stazione di Pompei e guardate qua, c'è, ci sono tutti, siamo sempre noi, gli stessi di prima. Tipo ultimo avvistamento dei sopravvissuti. Pensate che abbiamo fumato talmente tanto che sono arrivati i pompieri a un certo punto. Sì, sì, a spegnere l'incendio. Spegnere l'incendio.
incendio sono andati a spegnere. Hanno visto un focolaio, di punti bianco sono partiti. Che mica pensavano ci fosse l'incendio. Buongiorno ragazzi, è arrivato il momento della partenza. Siamo qui, Simo è già lì pronto per la colazione. Quindi prendiamo un caffè e andiamo. Ora smetto di riprendere perché non sono multitasking. Siamo arrivati a Napoli, purtroppo Jerry si è svegliato diciamo un po' tardi, un po' con calma, quindi non siamo riusciti a salutarci per bene, abbiamo dovuto prendere il treno di corsa. Detto ciò, grazie per aver seguito il video fin qui, ditemi cosa ne pensate, è stata comunque una bella vacanza, ci siamo divertiti e ora torneremo chiaramente a casa. Ai prossimi video.